Allora, l'intervista del venerdì classica ormai è diventata una nostra tradizione. Siamo con una delle colonne della Cremese, del centrocampo, Marc Tona. Ciao Grazie, Marc, ciao, ciao. un piacere di trovarti qui. E per te la seconda stagione a Cairo, ma diciamo che la prima completa, perché quella famosa interrotta dal Covid e poi ripresa che ci ha portati sino alla Un finale passo da Serie D, della comunque Serie D. campionato anomalo, erano 11 partite, mi 11 sembra. partite. Quindi quest'anno diciamo è il primo anno vero, però conoscendo già l'ambiente è stato È stato facile bello. Ecco, adattarsi. tra l'altro è stata anche una partecipazione la tua, quell'anno lì determinante. Ricordo se non sbaglio anche il gol nella finale, Sì, gol inutile purtroppo è purtroppo, valso poco, ma però è stata, hai lasciato il tuo sigillo. Poi l'apparizione l'anno scorso a Pietra, sfortunata, e anche secondo me una retrocessione immeritata. E adesso ritorno a Cairo. Com'è stata assolutamente. questa nuova Ma stagione? prima di Ritrovare i tutto colori gialloblu. assolutamente positiva, poi ringrazio sempre la società perché comunque come hai detto te, ingiusto o no, l'anno scorso è stata una retrocessione ufficiale, quindi la Chiesa mi ha dato fiducia, sono stato contento comunque di pagarla perché alla fine quest'anno a livello di squadra stiamo facendo un gran campionato, bisogna finirlo e continuare a dare il massimo come mi ha sempre dato. E anche a livello personale devo dire che mi sono tolto tante soddisfazioni, comunque sono sempre stato presente, però adesso toccandosi tra infortuni, squalifiche, non ho ancora saltato partite, c'è questa diffida che va avanti da, mi sembra, una decina di partite, cercare di concluderla meglio, ma sono assolutamente contento di come l'ambiente, di come la società e tutto mi abbia dato fiducia e mi stia facendo crescere. Ecco, Marco, io dal giudizio mio personale sei uno dei giocatori con il rendimento più costante, senza picchi esagerati, ma neanche crolli, su di te si può sempre Diciamo che contare tanta quantità, in una no? squadra c'è sempre bisogno di chi Esatto. prende 6, Esatto, ma anche io direi anche un po' di più del 6, e poi sei anche uno poliedrico che in occasione potresti anche giocare in difesa, è quindi. sempre stata una delle mie fortune che mi ha permesso di giocare quasi sempre, magari io a centrocampo, dietro, dove c'è sempre stato bisogno, questa è sempre stata una delle mie fortune, di sapersi adattare, di essere intelligente in campo e saper leggere tante situazioni e tanti momenti. Ecco, Quindi Marc, siamo a 3 giornate dalla fine, ormai purtroppo il sogno del secondo posto è sfumato. È più una domanda che sto facendo un po' a tutti, è più il rammarico per non esserci arrivati a questo secondo posto o più la soddisfazione comunque di aver fatto un campionato che alla vigilia non era pronosticabile, diciamocelo chiaramente. allora, diciamo che, come hai detto bene, possiamo dire che per merito nostro è un rammarico, perché abbiamo fatto talmente bene che sarebbe un peccato andare a pensare che abbiamo perso dei punti, anche con i pareggi, con le sconfitte, con i pareggini, con i 2 punti o 3 che potevamo prendere da qualche Ecco, una parte. domanda che mi hai fatto venire in mente Sì. adesso. Dove secondo te l'abbiamo perso questo secondo Ora posto? mi viene in mente il pareggio a Canaletto, mi viene in mente il pareggio qua con l'Atletica I dove 6 punti abbiamo lasciati perso alla i 6 punti Renziana. alla Renzano, che almeno un pareggio comunque ti dava dei punti. Abbiamo fatto talmente bene che ti rimane rammarico perché ci voleva talmente poco per giocarsi ancora al secondo posto che è davvero un peccato. Detto questo, se devo partire da dove abbiamo Dove si iniziava? iniziato, stiamo facendo un gran campionato. Però Assolutamente rimane rammarico perché questa squadra ha lottato e ci ha creduto e ci crede ancora comunque a finire la stagione alla grande, però rimane rammarico perché potevamo farcela tranquillamente per come abbiamo fatto sì. e Ecco, giocato. hai detto giustamente finire la stagione alla grande. Domenica ci sarà una partita importante dove loro si giocano ancora qualcosa. Mi riferisco alla gara sul campo dell'Angelo Baiardo, che ha i limiti della zona playout e non è assolutamente salvo. Che partita ti aspetti e soprattutto come ci arriverà la Cairese a questa Allora, partita? questa di domenica sarà una partita difficilissima, come sarà la prossima, che la palla anche quella avrà bisogno di punti. Noi si potrebbe pensare che siamo un po' pagati, comunque ne usciamo da un 4-0 a Lipera che da tempo che non mi ricordo di la Chiesa riuscire a fare un risultato del genere, ha fatto una squadra del genere. Però da parte nostra, anche sotto il periodo della pausa, ci siamo andati alla grande, non abbiamo mai saltato neanche, abbiamo continuato con i nostri orari, con le nostre, senza mollare un centimetro. È stata una settimana complicata, comunque ci sono mancati 3 ragazzi che gli faccio i complimenti, che hanno portato avanti Bravo. i colori della Cherese anche, e della Liguria, che non mi ricordo onestamente che Non è la mai Liguria successo. fosse campione d'Italia, quindi Esatto. probabilmente domenica giustamente si sono meritati un po' di riposo, magari non partiranno dall'inizio, ma entreranno a partire in corso.
ma sono sicuro che chi giocherà al loro posto, chi giocherà domenica, darà il 100%, perché questa è una squadra di ragazzi giovani, ma ragazzi seri, per bene, che chiunque va in campo sa quello che deve fare e lo farà fino alla fine. Quindi anche per la serietà e per la società stessa, la Chiarese le ultime tre partite darà il massimo che può fare, come ha sempre fatto. Grazie mille Mario, grazie, un po' a lui.